La città metropolitana ed il Comitato Italiano Paralimpico, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari del territorio, hanno voluto premiare le atlete e gli atleti protagonisti alle ultime Paralimpiadi di Tokyo, ai campionati del mondo ed a quelli europei degli sport paralimpici. Ieri pomeriggio, nel Salone Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro, il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il presidente del CIP Antonello Scajola, insieme a Luca Pancalli, presidente nazionale del CIP collegato in videoconferenza, hanno ricevuto e celebrato le gesta di Anna Barbaro, Enza Petrilli, Raffaella Battaglia ed Antonio Ventre. Il sindaco Falcomatà ha parlato di una splendida cerimonia, importante per rendere omaggio a chi, ogni giorno, ci fa comprendere con forza, sacrificio ed ostinazione d'essere un valore aggiunto per il territorio metropolitano e la Calabria intera. Una bella cerimonia organizzata insieme al presidente del Comitato Paralimpico per rendere omaggio alle nostre atlete che si sono distinte alle Paralimpiadi di Tokyo, soprattutto per far comprendere loro quanto il messaggio di forza, di ostinazione è un messaggio positivo che è un valore aggiunto per tutto il territorio metropolitano, è un valore aggiunto per tutta la Calabria, ma soprattutto loro sono le testimoni, sono la fotografia di quanto quando si crede in qualcosa si possono superare tutte le difficoltà, si possono superare tutte le barriere e in questo caso di barriere sia fisiche che mentali da dover superare ce ne sono tantissime. Il Comitato Paralimpico Calabria assieme a Città Metropolitana, al sindaco Falcomatà hanno deciso di dare il giusto riconoscimento agli atleti che appunto sono riusciti a raggiungere risultati particolarmente lusinghieri alle Olimpiadi. Vedi Anna Barbaro con la medaglia d'argento nel triathlon, vedi Enza Petrilli con l'altra medaglia d'argento nel tiro con l'arco e Raffaella Battaglia con il suo sesto posto e la convocazione quindi nazionale nel sitting volley. Questi risultati sono stati duplicati a brevissimo tempo da Anna Barbaro, che è arrivata seconda ai campionati del mondo di Abu Dhabi, e il secondo posto della nazionale italiana di sitting volley nel campionato europeo che si è svolto in Turchia. Cosa significa questo? Ha un significato particolarmente importante. Ha un significato importante perché il movimento paralimpico sta crescendo in maniera vorticosa grazie all'azione sinergica promossa dal presidente Pancalli. Con questo grandissimo numero di medaglie e questa grandissima possibilità che si ha appunto di riuscire a parlare grazie ai media di movimento paralimpico oggi. Io ringrazio tutte le autorità che mi hanno omaggiato di questi premi questa sera, cominciando dal sindaco della città metropolitana, il presidente regionale del CIP e tutte le autorità connesse. Ringrazio tanto, sono soddisfazioni che vengono con i risultati ovviamente e si spera altre soddisfazioni nel futuro e altre premiazioni del genere. Noi con la mia squadra della nazionale siamo arrivate seste alle Paralimpiadi di Tokyo, ma è una grande soddisfazione essendo il primo anno per noi. E poi abbiamo preso adesso, neanche due settimane fa, l'argento, la medaglia d'argento in Turchia per gli europei. Diciamo che i ricordi e le emozioni sono tantissime, sia per quanto riguarda Tokyo, perché appunto come ho detto prima è stata la nostra prima esperienza delle Paralimpiadi, quindi delle emozioni fortissime e indescrivibili, e vabbè, poi la medaglia d'argento agli europei è altrettanto bella. Sì, sono molto felice di tutti questi eventi che stanno facendo in questo periodo quando siamo rientrate, quindi sono felice perché almeno ci facciamo conoscere i nostri sport, che diciamo che ancora il mondo paralimpico è un pochino buio da questo punto di vista, almeno con queste manifestazioni, questi eventi ci facciamo conoscere e vedere. Sì, diciamo che è stata una riconferma questa del mondiale, non ce l'aspettavamo tantissimo, però ci eravamo allenati per questo, principalmente per prendere qualche secondo alla fatidica spagnola e ci siamo riusciti. Sì, in questo momento spero a successi privati. Sicuramente sarà un anno più tranquillo da performance, però sicuramente speriamo di farne altri successi. Una dedica dopo tutte queste super prestazioni? La dedica l'ho fatta all'arrivo di Tokyo.
credo di essermi espressa tantissimo. Non posso dimenticare la mia famiglia, tutto il team che mi è stato dietro, il mio allenatore, le mie due società, quella di Reggio e le Fiamme Azzurre, e poi principalmente il mio cane che mi ha scarrozzato in giro per Reggio e per tutta l'Italia affinché io potessi allenarmi al meglio.